Bene, torniamo in diretta da Piazza del Campo con il sindaco Luigi De Mossi che fra poco terrà la conferenza stampa. Siamo all'ultima giornata che, a parte la pioggia, questo palio insomma è andato via abbastanza regolarmente senza grossi problemi, se non questa presa di posizione da parte dell'arcivescovo Boncristiani che ha lasciato tutti un po' perplessi, no? Lo diciamo mentre il trapellone torna in Piazza del Campo. Ma guardi, c'è stato questo inconveniente della pioggia a cui non possiamo fare niente per ora. Io mi sto attrezzando anche per quella, per i prossimi pali, ma insomma per ora non mi riesce di condizionare il tempo. No, per quanto riguarda il rapporto con l'arcivescovo, anche stamani abbiamo preso il caffè insieme e credo sia tutto rientrato. Credo che il Comune abbia difeso la propria identità e i propri cittadini, solo questo. Io ho piacere che l'arcivescovo, che ha detto che lui è insomma, vicino al pensionamento, conservi di questa città un buon ricordo. C'è stato tanti anni e credo le istituzioni debbano collaborare. Però mi è dispiaciuto e secondo me, l'ho detto, l'ho scritto e lo ribadisco, secondo me a non benedire il palio ha sbagliato. Ieri avevamo ospite uno dei correttori di Contrada, padre Alfredo, che ha parlato di come qualche anno fa fu fatto una riunione fra tutti i correttori e nominato uno che avrebbe potuto essere consultato da parte dell'amministrazione per avere un giudizio sul bozzetto. È un'idea che può essere ripresa per i prossimi anni? Francamente credo che la centralità per questo tipo di scelte sia dell'amministrazione comunale. Poi quale giudizio si dà? Un giudizio estetico? Un giudizio di conformità a quali canoni? Non mi pare che negli anni e nei secoli i pittori di tutte le epoche abbiano avuto come dire, problemi a rappresentare la Madonna o comunque anche a rappresentare figure importanti di santi anche in modo per così dire non conforme alla tradizione. Non mi sembra sia successo nulla. Io credo che un eccesso di controllo anche su questo si rischia di un po' di snaturare quella che è la festa. Credo anche che il palio sia organizzato dal Comune di Siena. A proposito dell'organizzazione del palio, anche gli ospiti che arrivano sono stati appunto contattati. Avete avuto conferme stasera chi si affaccerà alla trifora? Ora c'è il problema che il ministro dell'università, del MIUR, i ministri non possono per ovvi motivi di lutto nazionale partecipare a eventi che comunque sono delle feste, quindi doveva venire il ministro del MIUR, ma non può venire perché proprio per via dei fatti gravissimi di Genova, di questo dramma enorme che si è verificato. Abbiamo la sottosegretaria Borgonzoni, abbiamo l'ambasciatore inglese Jill Morris, abbiamo l'ambasciatore del Belgio, abbiamo come al solito un parterre de roi per quanto riguarda i nostri ospiti, tutti non me li ricordo ma li comunicherò anche in conferenza stampa. Sì, no, non è che pretendevamo l'elenco di tutti gli ospiti, ma era per dire quanto può essere l'interesse a venire al palio e anche forse un'occasione per stringere rapporti. Lo è certamente, guardi, stamani sentivo un'intervista del presidente di Qualivita che ha detto noi intorno con cui concordo perfettamente sotto questo profilo, ha detto qui ci sono tutta una serie di personalità, una serie di persone che gravitano intorno a Siena e che debbono e possono essere interessate per entrare in sinergia con questa città, per offrire occasioni, spunti e anche finanziamenti al comune per effettuare iniziative che valorizzino sempre di più questa nostra splendida città. E da domani si dovrà cominciare a lavorare alla realizzazione del programma che De Mossi ha presentato e con il quale ha vinto le elezioni. Poi i due pali, non lo so, domando, un po' rallentano, no, quelle che sono le idee di una città che vuole realizzare. Ma guardi, noi abbiamo lavorato, è chiaro che noi siamo entrati, io sono entrato in carica il 25, la giunta è entrata in carica il 5 di luglio, quindi siamo in presenza di una situazione
siamo proprio ai primordi, però se guardate anche i primi argomenti che abbiamo affrontato, fra cui il palio, abbiamo preso delle decisioni, poi queste decisioni devono essere i cittadini a giudicarle se sono piaciute o se non sono piaciute. Certamente poi faremo lo stesso per quanto riguarda il turismo, l'agroalimentare, i trasporti, ma stiamo già lavorando e chiaramente i risultati non è che si vedano in un mese e 10 giorni. Ovviamente. Tornando a stasera e quindi alla carriera e quello che poi accadrà dopo con il popolo festante, sperando che non ci siano inimicizie che si surriscaldano per il risultato della corsa. A luglio c'è stato un episodio che poi è stato preso in considerazione dall'assessore delegato al palio. Ecco, c'è chi ha detto, dice, ma sui cazzotti l'amministrazione è stata leggera, vogliamo chiarire qual è la linea? Guardi, allora, io credo che la violenza non vada mai incoraggiata, di nessun genere, ma tutti noi siamo di Siena, sappiamo perfettamente le peculiarità di questa città. Io non credo che il palio possa essere ridotto a una partita a scacchi e con Tradaioli a un numerino in cui vanno in palco, vanno alla scena ai scenini e poi alla scena della prova generale. Io credo che con Tradaioli abbiano il diritto, con forme consuete e senza una violenza gratuita, di difendere i propri colori e la propria appartenenza. Questo non significa che siano tollerati qualunque tipo di comportamento e qualunque tipo di atteggiamento che travalichi quello che è una giusta competizione. Va bene, mi pare che anche a luglio non ci siano stati fatti rilevanti per quanto riguarda la salute delle persone. È chiaro che se non ci sono è meglio, su questo non c'è dubbio. Io non è che voglio incitare la violenza gratuita, ma un popolo che in qualche modo vuole difendere i propri colori. Ricordiamoci che questa è una festa prima di tutto di popolo e le persone difendono un'identità, non è che sono dei teppisti o delle persone che scaricano nella violenza gratuita le proprie frustrazioni. Queste sono persone che durante tutto l'anno sono sostanzialmente delle persone che lavorano, che fanno le loro attività e che nella stragrande maggioranza dei casi questa è una popolazione mitissima. Tant'è vero che per quanto riguarda reati, quelli più violenti vengono spesso da fuori, perché noi non abbiamo questa tipologia di ragionamento e questa tipologia di cultura. Io credo che il palio abbia insegnato anche questo, cioè che ci sono dei momenti in cui la tensione si scarica con un urlo, con uno sfottò, e secondo me questo poi contribuisce proprio anche al mantenimento di un equilibrio anche cittadino. Fra l'altro stasera, a parte che ci sono tantissimi turisti che saranno in Piazza del Campo, però con il fatto che non ci sarà più la necessità di chiudere a un numero preciso di ingressi nella Piazza del Campo, chissà che magari anche tanti senesi non tornino a vedere il palio dal vivo. Ma guardi, il mio augurio, allora, quando noi parliamo con gli addetti alla sicurezza, con il questore, con il prefetto, ovviamente il comune ha interesse che i cittadini, i contradaioli, possano godere di questa festa nel modo più completo. Ed è una festa per il principe e per il popolo, nel senso che chi ha la possibilità può comprarsi una meravigliosa finestra spendendo tanti soldi, ma chi non ha la possibilità oppure la vuole vivere forse anche in maniera un po' più sentita va in piazza e non spende un euro. Quindi più popolare di questo non so cosa ci possa essere. Quindi l'obiettivo del comune è quello di consentire la massima capienza, ma rispettando le direttive sulla sicurezza, rispettando le direttive che ci vengono date da chi ne sa più di noi anche in questa materia. È una sorta di elastico che non si deve spezzare, da una parte la sicurezza e dall'altra il numero delle persone che entrano nella conchiglia. Se riusciamo a tendere questo elastico senza strapparlo, garantendo il massimo della sicurezza da parte di chi lo sa fare bene e che ringrazio, questo è l'obiettivo del comune, credo sia l'obiettivo del questore e del prefetto. Grazie al sindaco De Mossi, buon palio, buona giornata.